questa è una terra di accoglienza, quali considerazioni vuol fare sulla Sicilia che vede oggi? La mia preoccupazione è sì che si chiudono i porti, che non si aprono le porte, ma che si stanno chiudendo i cuori. Una porta si può sempre sfondare, un cuore chiuso non riesce ad aprirlo, neppure col grimaldello. Questo è il futuro che ci stiamo costruendo. Gli immigrati sono diventati una cartina di tornasole. Ci sentiamo al sicuro perché non ci sono, ma se leggiamo le statistiche che continuamente vengono prodotte, nel 2050 ci saranno 7-10 milioni di italiani in meno. Chi dovrà prendere il loro posto? Però la visione sembra di capire, dopo Castelnuovo di Porto, adesso anche Mineo, che si vada verso la chiusura dei CAR. Allora, sull'atto pratico, quotidiano, concreto, come sta cambiando? Quali indicazioni avete anche voi e sta dando come Chiesa? No, come Chiesa siamo sempre aperti all'accoglienza, anche se c'è confusione, perché la legge certe cose le permette e altre cose non le permette. Noi abbiamo abbattuto i muri e abbiamo fatto festa, perché finalmente era cambiata la storia. La stiamo cambiando ripetendo il vecchio, ma se il vecchio non ci piaceva, il futuro non sarà piacevole neppure. E qua ci sarà il peso della nostra responsabilità.